Di crisi ce n'è solo di tutti i tipi. L'unica cosa che le accomuna tutte, però, è che prima o poi finiscono. A parte una, quella del capitalismo. Non ci sono più le crisi di una volta. Secondo il filosofo tedesco Reinhard Koselleck, infatti, crisi può servire come concetto che indica una trasformazione immanente della storia. Insomma, qualsiasi siano gli esiti, la crisi non può durare. Evidentemente non aveva conosciuto il capitalismo nell'era della grande controrivoluzione neoliberista. La società che mente Koselleck, infatti, è quella dello Stato moderno, quello di fine 800 e degli inizi del 900. Uno Stato che le crisi si propone di superarle, a costo di cambiare, anche radicalmente. Come di fronte alla crisi iniziata nel 1914, un trentennio che stravolse la vita di interi continenti, portò alla rovina masse sterminate di popolazione e produsse lo sterminio di decine, se non centinaia di milioni di persone, e che però per uscirci dalla crisi produsse anche forme di Stato completamente nuove, dallo Stato sovietico di Lenin a quello corporativo fascista di Mussolini, passando per quello del New Deal di Roosevelt. Lo Stato neoliberale invece manco poco. Invece che trasformarsi per risolverla, lo Stato neoliberale alla crisi ci si adatta e anzi la costituzionalizza. È lo Stato della crisi permanente. Non si propone di governarla, ma di governare grazie ad essa. Cioè di usarla per farci ingoiare rospi che altrimenti sarebbero ritenuti improponibili. La crisi non è più l'evento traumatico che dà vita allo Stato nuovo, ma la normalità che ne informa lo spirito e le leggi. Come è avvenuto questo cambiamento epocale? E cosa comporta? Per rispondere a queste domande fondamentali, il nostro caro vecchio Tommaso Nencioni per qualche mese ha rinunciato addirittura a una parte importante dei suoi infiniti oziosi pomeriggi al circolo a giocare a biliardo e ha compiuto lo sforzo più titanico della sua intera vita. Ha scritto un libro. Miracolo! Miracolo! Crisis, non c'è crisi, la permacrisis come modalità di governo delle nostre società. Il primo titolo che contiene tre variazioni della stessa parola della storia dell'editoria. Non voleva lasciare adito a dubbi. La prima domanda che si pone il Nencio ovviamente è: perché a un certo punto abbiamo deciso che con la crisi ci dobbiamo convivere e anzi quasi quasi è una manna? Per rispondere, il nostro Tommaso ha deciso di ritirare fuori un vecchio attrezzo. La trappola di Kalecki. Siamo nel 1943. Lo sforzo bellico aveva imposto politiche di pieno impiego e negli USA l'adozione massiccia delle politiche keynesiane, nota con il nome di New Deal, aveva permesso di reagire alla crisi del 29 con grande efficacia. Rimaneva da portare a casa la vittoria definitiva sul piano militare ed ecco che lo Stato nuovo post-conflitto era perfettamente attrezzato per dare un calcio al fascismo e un altro alle cause che avevano portato appunto alla crisi del 29. Il grosso almeno la pensava così, ma non l'economista di Cambridge Michael Kalecki. Passata la tempesta, avvertiva l'economista di Cambridge, le élite imprenditoriali avrebbero inevitabilmente avversato l'insieme di misure alla base di ciò che si stava profilando come consenso keynesiano, scrive il Nencio. Ma perché mai sta rottura dei coglioni dei capitalisti avrebbero dovuto opporsi a una soluzione che prometteva di garantire benessere sia a chi viveva del suo lavoro sia a chi poteva serenamente continuare ad accumulare profitti? Il punto, spiega il Nencio, è che nonostante fossero state messe in campo per salvare il capitalismo da se stesso, le politiche del piano impiego e del welfare state avrebbero nel medio periodo messo in forza gli equilibri di potere che rendevano possibili i profitti all'interno delle società capitalistiche. In un regime di laissez-faire economico come quello ottocentesco, spiega infatti il Nencioni, il livello di occupazione dipendeva in gran parte dal livello di fiducia degli investitori.
Se calava la fiducia, continua Tommaso, il tasso di investimento privato iniziava una curva discendente, la qualcosa provocava a sua volta una caduta del tasso di occupazione, che a sua volta causava un crollo dei consumi, che a sua volta di nuovo alimentava ulteriormente la disoccupazione. Risultato? I capitalisti determinavano le scelte politiche, perché ogni scelta politica che non gli andava a genio minava la loro fiducia e scatenava questo circolo infernale. Durante la guerra e a partire dal New Deal, gli stati però avevano cominciato a capire che in realtà l'occupazione la si poteva creare anche senza attirare sempre più investimenti privati. Bastava aprire i borsoni dello Stato e investire le risorse in politiche pubbliche mirate. E la ricchezza che si creava così poi poteva anche bastare per riempirli di nuovo, quei borsoni. Te guarda cosa si scopre alle volte. Ora, questa prospettiva ai capitalisti non poteva che far venire una gran cacarella. D'altronde vanno capiti. La cacarella poi diventava una vera e propria tempesta intestinale quando cominciarono a realizzare che una volta scoperto il giochino gli stati ci avrebbero potuto prendere gusto e c'era il rischio concreto che i governi non si sarebbero limitati a intervenire in settori tradizionalmente lasciati al di fuori dell'accumulazione capitalistica come le scuole o gli ospedali, ma avrebbero allargato il loro raggio di azione ad altri settori con i conseguenti rischi di espropri e nazionalizzazioni. Ora, fino a che c'era la depressione o la guerra o entrambe, c'era poco da fare e andava ingoiata la pillola. Ma se gli stati, dopo aver visto i risultati dell'intervento diretto dello Stato nell'economia, ci prendevano gusto e continuavano su quella strada anche a guerra e depressione finite? E non era l'unico timore. Anzi, forse nemmeno il principale, perché proprio durante il New Deal e con l'economia di guerra i capitalisti comunque i profitti erano stati garantiti e come. Il potere politico no, ma le palanche a voglia te. Ci si sarebbe anche potuti accontentare, diciamo. Il problema però era che di fronte alla piena occupazione, al welfare, alle nazionalizzazioni e via dicendo, quelli che vivevano del loro lavoro, invece che chinare il capo in segno di gratitudine, continuavano ad alzarlo sempre di più. Se il riformismo keynesiano doveva servire a placare il ciclo di rivendicazioni sociali esploso con il deflagrare della crisi, dal punto di vista del capitale non aveva funzionato proprio benissimo, diciamo. I lavoratori e le loro organizzazioni avevano annusato la fattibilità di un altro mondo possibile e le rivendicazioni non facevano che aumentare e radicalizzarsi al punto da esigere un nuovo equilibrio istituzionale che consegnasse al mondo del lavoro potere concreto all'interno della macchina statale. Per i capitalisti era necessario trovare un modo nuovo per reagire alle crisi future, un modo che fosse in grado di fronte alle crisi di aumentare la tenuta del loro controllo politico sulla società invece che di metterla a rischio. E quel modo nuovo appunto si chiama Stato neoliberale. L'occasione perfetta arriva negli anni 70, si chiama inflazione. Un'inflazione, per dirla con Huntington, dovuta a un eccesso di domande democratiche. È quanto si trova scritto nel rapporto sulla governabilità delle democrazie curato appunto dal celebre politologo USA per conto della Commissione Trilaterale, il famigerato think tank fondato da David Rockefeller, che ormai basta pronunciare anche solo di sfuggita per farsi dare del complottista dal primo liberoltrista di passaggio. Gli strateghi della grande controrivoluzione neoliberista avevano gioco facile nell'identificare come unica causa dell'inflazione l'eccessiva forza raggiunta dalle rivendicazioni e dai contropoteri conquistati dalle classi subalterne e alla parallela relativa debolezza di quelle dominanti. Secondo gli autori del rapporto, la tendenza naturale connessa alle domande politiche, permesse e incoraggiate dalla dinamica di un sistema democratico, aiuta i governi ad affrontare i problemi della recessione economica, specie la disoccupazione, ma impedisce loro di trattare efficacemente l'inflazione. Ovviamente allora, come ora, l'inflazione in realtà era anche dovuta in buona parte alle tensioni geopolitiche che scaturivano dall'espansionismo aggressivo dell'alleato israeliano in Medio Oriente, che nel 1973 aveva portato alla crisi petrolifera. Ma siccome questo aspetto non serviva a giustificare la controrivoluzione neoliberista, meglio tralasciarlo. Sulla scorta di queste elaborazioni, continua infatti il Nencioni, nei lustri successivi fu avviata una politica sistematica di attacco ai salari e alle conquiste delle classi subalterne, con provvedimenti sempre mascherati da soluzioni tecniche, volte a risollevare le economie e le società dalla minaccia inflazionistica. Come sottolinea ancora giustamente sempre il Nencioni, è in quella fase che il dibattito sulle riforme ha subito uno slittamento semantico tuttora in auge
Il riformismo, da strategia graduale di trasformazione del capitalismo, è diventato sinonimo di strategia per la stabilizzazione del capitalismo e per la sua messa al riparo dalle rivendicazioni dei lavoratori. Il primato assegnato alla lotta all'inflazione è diventato senso comune bipartisan. Le riforme non devono più soddisfare i bisogni delle classi popolari, ma sanare i guai dell'economia capitalistica e delle istituzioni liberali. E per mettere al riparo dalle pressioni dell'opinione pubblica questa macchina statale, che è tornata ad essere semplicemente il caro vecchio comitato d'affari della borghesia, lasciandosi alle spalle ogni velleità democratica, è necessario depoliticizzare le istituzioni e mettere in scena la grande truffa dell'oggettività tecnica. Nasce così l'era della tecnocrazia. Reintrodurre politiche conservatrici non bastava più. Bisognava eliminare la politica tout court. A dettare la linea non sarebbero più stati governi e parlamenti, ma organi tecnici, a partire dalle banche centrali indipendenti, il cui unico scopo, non a caso, era tenere sotto controllo l'inflazione, che è un eufemismo carino per indicare le rivendicazioni dei lavoratori. E siccome lo strapotere sul versante economico del governo indipendente antidemocratico dei banchieri non bastava, la stessa ottica andava applicata anche al governo vero e proprio, quello che a parole ancora oggi sarebbe democraticamente eletto. Ed ecco così che si arriva all'esportazione della sovranità e del livello decisionale dallo Stato democratico a organi esecutivi sovranazionali democraticamente irresponsabili. L'Unione Europea del Trattato di Maastricht non è altro che questo. Mai come sotto l'ombrello protettivo di Maastricht, ricorda il Nencioni, il capitalismo era stato messo al riparo dalle interferenze democratiche. In questo nuovo assetto, dove a farla da padrone sono istituzioni esterne alla dialettica democratica, quel che rimane della democrazia è la sceneggiata dell'alternanza nei singoli paesi tra due correnti interne del partito unico delle classi dominanti. Chi ha in mano il potere ci vuole semplici spettatori passivi. E non ci hanno dato nessun altro diritto di scelta, a parte l'occasionale, puramente simbolico e partecipatorio atto del voto. Vuoi il burattino di destra o vuoi il burattino di sinistra? Quel che rimane della democrazia deve funzionare come il mercato, con i votanti nel ruolo di consumatori di un mercato politico in cui i partiti svolgono il ruolo degli imprenditori. E, oltretutto, sottolinea il Nencioni, imprenditori monopolisti. Una distinzione fondamentale, perché se nel libero mercato gli imprenditori devono rispondere alle domande dei consumatori, in regime di monopolio sono gli stessi imprenditori a creare la domanda. Tradotto, nel mercato monopolistico della politica dell'alternanza nell'era della restaurazione neoliberale, i partiti che accettano il gioco della democrazia dell'alternanza hanno il potere di circoscrivere gli ambiti oggetto di battaglia politica per abbandonare gli altri ambiti al pilota automatico del mercato e dell'accumulazione capitalistica. I partiti quindi si mettono d'accordo su quale puttanata politicizzare per tenere in piedi il teatrino della politica spettacolo, mentre le cose serie le decidono organismi tecnici che con la volontà popolare non hanno niente a che vedere. Grazie a questo insieme di dispositivi di dominio, che appunto costituiscono la spina dorsale del nuovo stato neoliberale, il capitalismo da ormai quasi 50 anni riesce a aumentare il suo controllo ed estendere la sua egemonia anche senza risolvere la crisi. Anzi, aggravandola anno dopo anno. Se risolvere anche solo temporaneamente la crisi, come era avvenuto alla fine del secondo conflitto mondiale, significa necessariamente mettere in moto un processo che a sua volta mette radicalmente in discussione le gerarchie del potere, allora la crisi è meglio tenersela, imparare a conviverci e imparare anche a utilizzarla per smontare pezzetto dopo pezzetto quanto ottenuto in passato in termini di democrazia sia politica che economica dai lavoratori. La domanda è: com'è che gli abbiamo permesso e continuiamo a permettergli di farci spudoratamente il culo a strisce? La crisi, infatti, ha regola che è vuoto di potere e di egemonia, di dominio e di capacità di persuasione e di cooptazione delle classi subalterne, è la condizione ideale per un cambiamento radicale della società. E invece in 50 anni di crisi non abbiamo fatto che prendere schiaffi, anche quando abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo e abbiamo invaso strade e piazze di mezzo mondo. Il punto è che la crisi da sola non basta.
Anzi, Gramsci ci insegna, scrive il Nencioni, che la crisi è il punto di partenza necessario per qualsiasi progetto di mutamento radicale della società, ma al contempo ci mette in guardia contro ogni possibile automatismo tra crisi e una sua soluzione democratica o addirittura socialista. Al contrario, la crisi può rappresentare anzi il terreno più favorevole alla restaurazione del potere delle classi dominanti tradizionali, che possono mettere in campo una riserva politica ed organizzativa che viene loro, per quanto riguarda la società civile, da secoli di attitudine all'esercizio del comando e per quanto riguarda la politica in senso stretto, dal controllo dello Stato. Per rispondere a una crisi capitalistica da un punto di vista democratico e socialista, servono forze sociali organizzate che, come sottolinea il Nencioni, si pongono sul piano del potere. Insomma, la crisi mette in moto qualcosa, ma solo l'organizzazione lo trasforma in qualcosa di realmente incisivo. Che è esattamente l'analisi che fa Gramsci del grandioso esempio dell'occupazione delle fabbriche e del movimento consiliare torinese del 1919-1920. Da un lato, infatti, Gramsci rivendica l'aspetto spontaneo di quel movimento, sottolineando quanto non confondeva la politica e l'azione reale con la disquisizione teoretica, ma anzi si applicava a uomini reali, formatisi in determinati rapporti storici, con determinati sentimenti e modi di vedere, che risultavano da combinazioni spontanee di un dato ambiente di produzione materiale. Riconoscere e valorizzare questa spontaneità era essenziale, perché era più di tutto la negazione che si trattasse di qualcosa di arbitrario, di avventuroso, di artefatto e non di storicamente necessario. Dall'altro lato, però, questo movimento spontaneo si poneva compiutamente sul terreno dello Stato. Ma lo Stato di Gramsci non è lo Stato in senso astratto. A differenza che nelle correnti riformiste, sottolinea il Nencioni, per Gramsci la riflessione sullo Stato non è la riflessione su ciò che si può fare o meno una volta accettate le istituzioni dello Stato liberale, ma sulla creazione dello Stato nuovo, frutto di una nuova istituzionalizzazione del conflitto dopo il vuoto creato dalla crisi. E gli elementi di questo Stato nuovo non sono solo le istituzioni tradizionali, l'esercito, gli organi di governo, gli organi legislativi. Stato nuovo sono anche le istituzioni di tipo intermedio attraverso le quali i subalterni esercitano la loro funzione dirigente, i consigli di fabbrica appunto, e poi i sindacati, ma soprattutto il partito. L'antistato lo definisce il Nencio, e cioè lo strumento usato dai subalterni per competere contro le classi dominanti che hanno lo Stato come centro unificatore dei propri interessi, ma allo stesso tempo anche appunto il nucleo iniziale dello Stato nuovo. Se non vi piace il nome partito perché vi risveglia brutti ricordi, ci sta benissimo. E allora chiamiamolo Pippo, ma tant'è. Se ci siamo puppati 50 anni di crisi senza mai nemmeno fare finta di avere la minima possibilità di invertire il corso della storia, è perché non abbiamo costruito il nostro Pippo. O meglio, qualcuno ci ha anche provato. Ha fondato una bocciofila, l'ha chiamata Pippo e poi si è disperato perché non erano immediatamente diventati tutti fan sfegatati di Pippo. Ma perché non siamo stati in grado di fondare un vero Pippo? Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il tight, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio! La parola chiave che usa il Nencio, riprendendo la filosofa americana Nancy Fraser, è disarticolazione. Significa semplicemente che tutte quelle istanze che nel Novecento convergevano, quella sociale, quella razziale, quella di genere, sono state parcellizzate e separate. Se insieme rappresentavano un progetto unitario di cambiamento radicale della società, separate sono state disinnescate dalle risposte selettive che i gruppi dominanti di volta in volta riuscivano a dare. Ed è proprio a partire da questa tattica disarticolatoria, scrive il Nencio, che ha preso corpo un neoliberalismo progressista che ha costituito la cifra egemonica della nostra epoca. In sintesi, il pensiero progressista ha preso a teorizzare la distinzione
anziché praticare l'emancipazione. La reazione a questa deriva, che noi chiamiamo sinistra delle ZTL, purtroppo è peggio che andar di notte. Frange caricaturali della sinistra, scrive il Nencio, che reagiscano al carattere complesso della postmodernità inventandosi, o peggio ricopiando dal pensiero reazionario, gerarchie di priorità e presunte contraddizioni tra diritti sociali e diritti civili, illudendosi di lisciare il pelo al popolo, del quale si finisce così per restituire un'immagine abbrutita più che idealizzata. Una maniera come un'altra, conclude il Nencio, di rimarcare la propria subalternità al discorso dominante. Chi ci salverà allora? Super Pippo, appunto. E un'altra parolaccia, la militanza. La militanza dentro Super Pippo, infatti, sostiene il Nencio, è l'atto antineoliberale per eccellenza, sia per come contribuisce nella pratica a superare l'individualismo imperante nella nostra epoca, sia per come supera nella convergenza le trappole del discorso neoliberale, sia per come crea classi dirigenti di tipo nuovo direttamente dal seno dei gruppi subalterni. Super Pippo e la militanza, insomma, uniscono ciò che il particolarismo neoliberale divide, a patto di saper fare i conti fino in fondo con la rivoluzione antropologica che 40 anni di restaurazione neoliberista hanno comportato. Una rivoluzione che non poteva non influire drammaticamente anche appunto sulle forme stesse della militanza, che secondo il Nencio non è vero che oggi non esiste, ma si muove carsicamente, in maniera destrutturata, nell'assoluta impotenza di fronte al compito di proporre un progetto organico di cambiamento sociale. Ma come ammoniva Machiavelli già secoli fa, non c'è peggior errore per chi si cimenta con la politica di scambiare la realtà com'è per quella come si vorrebbe che fosse. E così oggi è con questo tipo di militanza intermittente che occorre fare i conti, e l'organizzazione politica non può che essere ripensata alla luce di questa intermittenza dell'attività militante. Un conto che, evidentemente, soggetti della nuova sinistra come Podemos o la France Insoumise, ma anche volendo il Movimento 5 Stelle, sono riusciti a fare decisamente meglio della sinistra tradizionale e in un certo senso scavalcandola anche a sinistra. Mentre la militanza tradizionale infatti si è spesso ridotta a gesto estetico, appannaggio dei pochi che hanno tempo e strumenti per praticarla, estromettendo così l'apporto dei subalterni, queste formazioni sono riuscite a trarre tutta l'energia possibile da questa militanza reale. Rilanciare la militanza come supremo atto di insubordinazione alla logica politica neoliberale, include il Nencio, implica necessariamente un ripensamento profondo delle forme e dei tempi della militanza stessa, per renderla un'esperienza realmente fruibile a tutte le classi, tutti i generi e tutte le provenienze geografiche e culturali. A me mi sembra un buon punto da cui ripartire e sinceramente sarei molto interessato a sapere cosa ne pensate anche voi. Vi aspettiamo domenica 28 maggio per parlarne in diretta col Nencio durante la nuova puntata della Bolla. Nel frattempo i nostri 50 centesimi proviamo a metterli ogni giorno creando un luogo dove per contrastare sta c***o di disarticolazione neoliberale pezzetto dopo pezzetto proviamo a mettere le basi per un nuovo vocabolario comune contro le caricature di tutto quello che non rientra esattamente nelle banalizzazioni di una delle 755.000 sette autoreferenziali in cui si è sbriciolata la nostra capacità di portare avanti una critica organica della società e cercando di farlo sempre dal punto di vista del 99%. Se credi sia un lavoro importante, diccelo con qualche eurino. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è una spia della Tricontinental. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.